persone non indagate o condannate. L'unico che ha parlamentari che si tagliano lo stipendio a 3.000 euro e restituiscono le eccedenze. Alla più alta percentuale dei laureati, alla più alta percentuale di donne. Non può essere responsabile dell'attuale situazione del Paese. Lasciamo perdere. Non può essere responsabile dell'attuale situazione del Paese. Tutti gli altri hanno avuto l'opportunità di cambiare le cose, ma non l'hanno fatto. L'unico che ascolta l'opinione dei cittadini. Rinuncia ai privilegi, auto blu, scorte, vitalizie, eccetera, eccetera. Ha difeso la Costituzione italiana, l'unico che ha rifiutato i rimborsi elettorali, 42 milioni. Con i soldi ricevuti dalle donazioni ha fatto costruire una palestra per i terremotati dell'Emilia. L'unico che ha presentato in Parlamento tutti i punti del programma, non solo chiacchiere, e ne vado fiero! Oltre a me fanno parte di questo gruppo Giuseppe Cecere Palazzo, che stasera è andato a Roma ad assistere allo spettacolo di Beppe Grillo, Massimo La Franceschina, Giacomo Sardi, Tiziano Orlandi, Yuri Buono, anche lui a Roma in esilio con Beppe Grillo, Stefano Rosini, Alessandro Simone che purtroppo stasera non si sentiva troppo bene, Viola Bessi, Maria Rosa Vecchio che è in trasferta dalla figlia in Sicilia, Daniele Donnini che è al lavoro e purtroppo non ci può. Siamo incensurati e risiediamo nel comune. Nessuno fra di noi ha intenzione di fare dell'attività politica professionale, come purtroppo vediamo fare in ambito locale e nazionale. Un gruppo che con il lavoro e l'onestà e la trasparenza farà ritornare la gente residente sul territorio ad occuparsi della propria città. Per noi del Movimento 5 Stelle è essenziale che i cittadini siano partecipi e entrino a far parte della vita politica della propria città. Chi amministra ha grandi responsabilità. Possono avvelenarci con un inceneritore o deciderne la dismissione favorendo una diversa gestione dei rifiuti. Possono essere complici di una cattiva gestione del territorio o invece averne cura quotidianamente attraverso la difesa dei beni comuni, quali la salute, l'ambiente, la gestione pubblica dell'acqua, la promozione delle fonti di energia rinnovabili, i trasporti e la scuola. Attraverso di essi il rilancio dell'economia locale, nessuno deve rimanere indietro. È con questa premessa che noi attivisti del Movimento 5 Stelle abbiamo cominciato a lavorare sul nostro programma che ha preso vita grazie all'aiuto di tutti i cittadini. Il programma è sviluppato in 6 punti principali. Passo il microfono a Giacomo che ci illustra il più importante. Allora, buonasera a tutti. Il primo punto è questo. Aliana è uno dei comuni con la più alta incidenza di patologie tumorali e nelle donne di malattie endocrine, come espresso nella delibera dell'ASL 62 del 19 febbraio 2013. Per tutelare la salute dei cittadini avvieremo immediatamente il processo di chiusura dell'inceneritore che riconvertiremo quanto prima in un centro di riciclo attraverso procedure di ripubblicizzazione. Richiederemo la bonifica del sito e dell'area circostante all'inceneritore, dove negli anni sono state sepolte le ceneri tossiche prodotte dall'incenerimento di rifiuti. Raggiungeremo entro l'anno il 95% di raccolta differenziata, migliorando il porta a porta. Tale quota permetterebbe un abbattimento drastico della tassa dei rifiuti e della produzione di rifiuti indifferenziati da smaltire. La diminuzione dell'importo da pagare sarà possibile grazie al principio di chi più ricicla meno paga. Proporremo la realizzazione di un centro riciclo rifiuti in sostituzione dell'inceneritore. Si potrà così riciclare a freddo il 99% dei rifiuti, producendo con il residuo della sabbia sintetica utilizzabile nell'edilizia. Questo creerà ulteriori posti di lavoro rispetto a quelli già presenti nell'impianto ed in più genererà un indotto economicamente rilevante per il nostro territorio.
Tuteleremo così la salute dei cittadini con l'abbattimento delle emissioni nocive e con un costo stimato di soli 5 milioni di euro contro i 28 milioni che sono stati stanziati per l'ampliamento dell'inceneritore. Aderiremo alla rete mondiale rifiuti zero che promuove attività mirate alla riduzione dei rifiuti, all'abbattimento della produzione di plastica e alla valorizzazione della filiera corta. Faremo un censimento territoriale degli edifici con presenza di componenti a base d'amianto. Ve ne fossero, sostituiremo le coperture in amianto per asili e scuole di tutti gli ordini e gradi a tutela della salute e della sicurezza degli alunni e degli operatori e incentiveremo anche per i privati la sostituzione delle coperture in Ethernet. Riqualificheremo le aree destinate ad attività ricreative, giardini pubblici, aree dedicate a giochi e attività sportive. Se avremo un sindaco a 5 stelle ci adopereremo per indire una conferenza stampa con TV e giornali invitando la cittadinanza, le associazioni per la tutela dell'ambiente, deputati e senatori a 5 stelle per rendere finalmente noto a tutti il contenuto della delibera 62 dell'ASL, i ritardi dell'analisi e la mancata informazione alla popolazione nei tempi stabiliti. E a seguire invieremo una raccomandata ad ogni famiglia nel raggio di 5 km dall'impianto contenente il testo della delibera dove si evidenziano l'aumento di morti per tumore e allegando le analisi del latte materno contenute nella relazione della dottoressa Gentilini con la misurazione della diossina, le analisi delle acque in nostro possesso e la documentazione che attesta la presenza di pesticidi e sostanze tossiche in quantità decine di volte superiori a quelle consentite. Sarà una terapia shock, lo sappiamo. Sarà però necessario scuotere le coscienze, scuotere la politica, le poltrone, tutto quello che sarà necessario fare lo faremo, sarà solo la verità, una volta che la gente avrà la consapevolezza di quello che ci ha fatto e continua a farci l'inceneritore, quando li metteremo davanti all'evidenza dei fatti verrà giù tutto. Richiederemo immediatamente tramite deputati e senatori a 5 stelle i risultati e i dati dell'analisi epidemiologica e anche i dati necessari a quantificare il numero di farmaci antitumorali che vengono venduti sul nostro territorio e faremo un confronto. Avvieremo immediatamente le pratiche necessarie alla chiusura solo dei forni dell'impianto per il principio di precauzione con una denuncia presso la magistratura mantenendo l'attività di raccolta rifiuti e avvieremo da subito le procedure necessarie al passaggio della raccolta rifiuti con tariffa puntuale. Nel frattempo, come fu per l'emergenza e lo sforamento del 2007, si attiveranno le procedure alternative per i comuni che purtroppo non fanno una raccolta differenziata sufficiente a garantire la loro autonomia. Che si sveglino invece di portarci la loro spazzatura! Relativi alle aree produttive dismesse. Favoriremo iniziative di associazioni culturali, sportive e sociali presenti sul territorio che potranno così facilitare il rilancio delle attività locali. Questo sarà possibile attraverso l'organizzazione di eventi serali come le notti bianche, le sagre paesane e i mercatini dell'antiquariato. Proporremo che l'associazione Giugno Aglianese, che è qui accanto a noi, si consolidi sul territorio e si adoperi come proloquo eventi per garantire tutto l'anno la realizzazione di spettacoli e iniziative culturali, visto che la positiva risposta dalla popolazione e il cambio di marcia introdotto da quest'anno ha fatto una gran cosa, perché con la cultura si mangia e come. Apriremo uno sportello online dedicato alle attività produttive, sia nuove che in essere, per facilitare l'accesso agli atti, la compilazione di pratiche online e alle altre informazioni. Progetteremo il sito del Comune di Agliana e lo renderemo ricco di contenuti e informazioni sempre aggiornate. Pubblicheremo un giornalino comunale online, cartaceo per gli anziani, ricco di informazioni per la cittadinanza, con rubriche e spazi online dedicati alle associazioni, alle scuole, ai gas e alle attività commerciali. I consigli comunali saranno trasmessi in streaming video sul sito del Comune. Miglioreremo tutti i servizi e le loro accessibilità. Questo nella massima trasparenza per rendere la macchina pubblica una cosa pubblica. Agevoleremo la filiera corta attraverso la collaborazione con i gruppi di acquisto solidale e introdurremo un question time all'ingresso all'interno delle commissioni per dare la parola ai cittadini e agli imprenditori. Allora, visto che Agliana se fa due gocce siamo sempre sotto l'acqua, se avremo un sindaco a 5 stelle utilizzeremo parte degli oneri di urbanizzazione per opere di manutenzione ordinaria dei nostri fiumi.
Richiederemo la deroga al patto di stabilità per gli investimenti in sicurezza idrogeologica, come contenuto nella proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle il 19 giugno del 2013. Chiederemo ai consorzi, alle province, alle regioni di mettere immediatamente a disposizione i fondi già previsti per la messa in sicurezza del territorio. Monitoreremo in maniera continua e accurata i nostri corsi d'acqua per prevenire disastri e indicheremo da subito eventuali priorità di intervento. Con la collaborazione dei nostri parlamentari a 5 Stelle ci impegneremo nella promozione di una legge che promuova il ripristino del letto dei fiumi e dei torrenti con investimenti adeguati e per impedire l'edificazione di immobili a ridosso degli stessi, specialmente laddove sia necessario spazio per la realizzazione delle casse di espansione. Adegueremo la classificazione di pericolo idrico nel nostro territorio, nelle nuove mappe fornite dall'autorità di bacino, salvaguardando le esigenze di strutturazione edilizia e incentivando interventi che aumentano la sicurezza dei